Siamo con Luca Bernia, MVP di questa bellissima partita. Raccontaci la nostra partita, sempre dalle due facce questa sera. E sapevamo essere una partita per noi fondamentale, in chiave corsa ai playoff. È una partita dove difensivamente abbiamo giocato, penso, una gran partita davvero. E in attacco nel primo tempo non eravamo mai in ritmo. E avendo segnato forse 20 punti... è abbastanza evidente come non fossimo veramente ancora in partita. Nel secondo tempo abbiamo trovato canestri più facili, abbiamo alzato il ritmo soprattutto con gli esterni e abbiamo vinto una partita veramente importante. Sì. Veramente bella la tua prestazione, tanti rimbalzi, tanti tiri, tanti canestri e tanta difesa, direi, perché sotto canestro ci hai fatto valere veramente tanto. Corno un po' sottotono questa sera, però dopo quello che ci ha regalato la scorsa settimana ci stava anche che giocavate voi altri per tirar su la squadra. Ora abbiamo la prossima a Vimercate. Tornando a quello che hai detto tu prima, dai. Direi che finalmente abbiamo trovato sì. Un equilibrio importante. Finalmente siamo una squadra vera e i risultati lo stanno dimostrando. La partita di, non so se sarà sabato o domenica, comunque Vimercate, venerdì. Perfetto. È un test importante contro una squadra ostica. All'andata vincemmo a fatica, però siamo carichi e vogliamo arrivare ai playoff. Buona doccia, ci vediamo tra 15 giorni sempre qua sulle frequenze. Ho conosciuto il signor Piero da Saronne e sono felicissimo. Ciao Piero, grazie di tutto. Ciao Luca, alla prossima. Bene, siamo con Riccardo Telesi, vice allenatore di questa bella pallacanestro Busnago, che questa sera ci ha fatto vedere un'ottima partita, tanta difesa. Raccontaci come hai visto la tua partita. Sì, tanta difesa, è l'arma che stiamo usando in queste partite per ovviare un po' di problemi offensivi, che però al momento sta funzionando. Sapevamo di venire a Rovello, che è in formissima e sta puntando i playoff, e la partita contro di noi per loro era sicuramente una tappa importante, anche per noi. Doveva essere una tappa importante per riuscire a consolidare il terzo posto. Non eravamo nelle condizioni migliori, diciamo che queste partite sarebbe bello giocarle al completo, certo. Poi vabbè, qualche sfortunella, però siamo riusciti comunque a fare una partita di carattere, perché comunque a un certo punto Rovello ha trovato la fiducia, è andata più 6, siamo riusciti a riprenderla, a difendere, a avere pazienza. Peccato nel finale, potevamo avere i palloni della vittoria, però quando si è punto a punto è sempre un po', ci vuole bravura e fortuna. Oggi sicuramente Rovello è stata più brava e anche un pizzico più fortunata su alcune situazioni. È onesto ammetterlo. Assolutamente sì, peccato per Biffi che si è fatto male, cos'ha, una distorsione alla caviglia? Sì, tra l'altro si è fatto male da solo, come sì, molto infatti, spesso le distorsioni, abbiamo provato a rimetterlo in campo, in teoria non doveva entrare Perego perché stamattina si è svegliato con febbre a manetta, infatti poi si è visto che non era il Perego, la nostra idea era di non farlo giocare, di turearlo e far giocare solo Biffi da playmaker, che è il suo ruolo meno usuale. Poi si è fatto male pure lui, per fortuna abbiamo trovato altre risorse, comunque abbiamo qualche giovane che ogni tanto ci dà buone soddisfazioni, soprattutto difensivamente, anche offensivamente. Oggi insomma, abbiamo trovato un buon Brioschi, che è sicuramente galvanizzato dal fatto che è stato chiamato in doppio tesseramento a Bernareggio in C1, quindi si sta facendo anche un buon campionato di C2 e anche buone esperienze in un campionato di categoria superiore. Certo, ho visto bene anche... Scusate, ho visto un pochino sottotono invece il vostro top scorer Bonacina, è stato marcato direi abbastanza bene dai nostri lunghi, però anche lui l'ho visto un pochino giù di tono, non è il solito Bonacina che ci ha fatto impazzire all'andata, per dire. Beh, Bonacina all'andata è stata una sorpresa per tutti, noi siamo riusciti, ma non solo con voi ma con tutte le squadre, siamo riusciti a trovare la sua dimensione e quindi ha fatto un girone d'andata strepitoso. Poi ovviamente le squadre lo conoscono e si adeguano, quindi il girone di ritorno ha molte difficoltà ad adeguarsi comunque a difese fatte apposta per lui, perché oltre a voi anche le altre partite le squadre le preparano su di lui. Ovviamente avendo altri terminali che oggi sono un po' mancati abbiamo vinto anche le altre partite oggi. E lui adesso sta risentendo del buon campionato che ha fatto, o dell'ottimo campionato che ha fatto, anche perché
è visivamente anche un po' stanco, anche perché lui, anche se non fa 40 minuti a partita, però è quello che come lungo ci dà più le soluzioni offensive, più, cioè, è il giocatore su cui ci affidiamo maggiormente in fase offensiva interna, insomma, come lungo. Ovviamente squadre avversarie adesso lo sanno, non possiamo più nasconderlo. E quindi giustamente poi vabbè, oggi non era certo la partita in cui avrebbe potuto fare la sua performance anche sottotono. Sta attraversando anche lui un periodo un po' di calo fisico, di stanchezza, è normale, anche perché anche noi facciamo due allenamenti alla partita, non siamo professionisti, quindi alla lunga si sente l'allenamento, ma che è giusto anche, siamo in C2 per carità, però alla lunga giocare tanti minuti con tante responsabilità, poi ci sono partite dure come con Rovello che insomma salta fuori. Bene. Va bene. Riccardo, grazie della chiacchierata. Grazie mille. Alla prossima. Alla prossima. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Bene, siamo con Manuel Ciglio, finalmente ci concede un'intervista, perché si fa intervistare soltanto dalla concorrenza. Allora, raccontaci queste belle 3-4 partite che abbiamo infilato insieme, partendo dall'ultima e poi tornando indietro, vai. Beh, allora, stasera è stata una partita che si vedeva che secondo me c'era molto di più in palio rispetto ai due punti, nel senso che è stata una partita classica da tensione playoff, e noi sapevamo che per noi era l'ultima spiaggia. Vincendo non abbiamo fatto nulla, perché purtroppo non siamo ancora in zona playoff, però sapevamo che perdendo stasera andavamo meno 8 ed era praticamente finita anche solo il minimo di speranza che abbiamo ancora. Quindi probabilmente abbiamo sentito tanto la tensione, si è visto dal punteggio del primo tempo, certo, che le due squadre non segnavano, mini basket, però era guerriglia in difesa, quindi certo, cioè non segnavano perché c'era poca intensità in campo, ma penso proprio tensione in campo. Quindi è stata sicuramente delle ultime quattro quella più basket playoff. Sì. Mentre le altre tre prima di questa, sinceramente con Meda, è stata una partita completamente diversa, perché abbiamo giocato contro una squadra giovanile che ci ha sorpreso nel primo tempo su alcune cose, alcune giocate su pick and roll e sul ritmo della partita, perché sono stati forse l'unica squadra che è venuta qua a correre più di noi. E il primo tempo l'abbiamo pagato, il secondo tempo invece abbiamo aggiustato un paio di cose sulla difesa, l'abbiamo portata a casa, non dico tranquillamente perché no, perché Corno ha dovuto fare il suo show per portarla a casa, però è andata bene. Prima invece due belle trasferte a Olginate e a Cusano, che sono state quelle che hanno fatto riaccendere un po' la fiammella della speranza di tornare ai playoff. Alla fine noi abbiamo fatto il giro d'andata vincendo solo con squadre di bassa classifica. Adesso ne abbiamo vinte tre che sono in zona playoff. Secondo me stiamo facendo vedere il nostro reale valore, che non vuol dire che andremo ai playoff perché è lontanissimo, però c'è un pochino di soddisfazione perché stiamo lavorando bene e almeno stiamo facendo dei risultati che secondo me sono degni della squadra che abbiamo qua. E adesso ci aspetta qualche partita difficile, perché sono da fondo classifica che si devono riportare sopra. Sì, secondo me per alcune cose saranno le partite più difficili di queste, perché comunque qua andavamo a affrontare squadre ai playoff contro noi che siamo una squadra di metà classifica, e magari li abbiamo anche sorpresi da questo punto di vista, perché soprattutto queste qua che abbiamo incontrato all'andata hanno visto non la brutta copia di noi, peggio. Perché all'andata non giocavamo veramente un decimo di questa intensità e di questa qualità, e quindi probabilmente siamo riusciti a sorprenderli. Quelli di bassa classifica invece sappiamo che lottano tutte le partite, perché i due punti, soprattutto una classifica così corta come sotto, sono sempre fondamentali. Quindi anche solo settimana prossima la trasferta a Vimercate, io la prima cosa che ho detto entrando adesso, prima di fargli i complimenti per oggi, gli ho ricordato che venerdì andiamo a Vimercate, e queste vittorie qua non servono a niente se poi perdiamo due punti con squadre di metà bassa classifica, sempre di classifica perché poi il valore di Vimercate secondo me è una delle più buone, comunque con delle individualità clamorose. Quindi vediamo, l'importante è che lavoriamo bene in settimana e affrontiamo settimana per settimana divertendoci come l'ultimo mese. Certo, e soprattutto lavoriamo in gruppo, come abbiamo fatto vedere nelle ultime 4-5 partite, certo, che il gruppo sta venendo fuori molto bene. Sì, è la grossa differenza. Noi i primi 2-3 mesi eravamo un gran gruppo di talenti che giocavano da soli, e quindi non si riuscivamo a ottenere qualsiasi risultato di squadra, era impossibile da ottenere. Paradossalmente gli infortuni e i momenti di difficoltà ci hanno aiutato, so che è brutto dirlo, però ci hanno aiutato perché ci siamo uniti nelle difficoltà, quindi abbiamo fatto molto più gruppo fuori dal campo, queste cose ci ha portato ad essere un pochino più gruppo dentro, e secondo me si vede, perché adesso nel momento di difficoltà invece che pensare alla giocata individuale difendiamo in 5, in attacco facciamo anche cavolate, ma come oggi la vinciamo dietro la partita. Assolutamente, bene, noi prima di salutare Piero da Salò non volevamo fare gli auguri a Manuel Ciglio e alla sua compagna,
perché sono in dolce attesa di un cucciolotto nuovo che nascerà quando? Il giugno. Nascerà a giugno, quindi nascerà gemello come noi. Esatto. E quindi gli facciamo tantissimi auguri. Grazie mille. Ci vediamo alla prossima. Ciao Manuel, alla prossima. Ciao.